Ma cosa vuole che risponda? È straordinario, un'importanza fondamentale, oltretutto con l'impegno che abbiamo nel mondo dello sport come dirigenti, ma far crescere dei movimenti sportivi per i ragazzi che servono come è una filosofia della nostra federazione per riuscire ad insegnare ai ragazzi un modello di vita, un modello di vita di correttezza e di realtà, di divertimento in particolar modo e soprattutto di impegno, un impegno agonistico che non è quello delle medaglie, è un agonismo per riuscire a battere se stessi ogni volta che si scende in campo, sia quando si fanno delle competizioni di tipo agonistico che quando facciamo promozione. Il vero avversario che noi dobbiamo avere è dentro di noi, e cioè avere la capacità di continuare a allenarsi, convincersi che possiamo sempre, quotidianamente, non solo nello sport ma nella vita, fare di più. Noi abbiamo un'attività fondamentale che viene svolta in ambito scolastico, siamo una delle prime discipline sportive per i giochi sportivi studenteschi organizzati in collaborazione con il Ministero, sosteniamo gli insegnanti affinché diventino sempre più conoscenti della nostra materia e sosteniamo, in particolar modo per i giovani, tutta una serie di progetti su tutto il territorio italiano che servono per riuscire a far avvicinare di più alla nostra disciplina, ma in particolar modo allo sport. Partecipiamo volentieri a questa iniziativa, molto simile a quella che noi da anni facciamo, che sono i giochi del mare, dove riuniamo sotto la stessa bandiera sulla spiaggia per divertimento molti sport, ma lo sosteniamo con forza perché riteniamo che non ci sia solo l'agonismo, ma ci deve essere anche il divertimento, per cui i ragazzi che avviciniamo li avviciniamo per far capire quanto sia bello e divertente fare lo sport.